sarà oggetto di un altro evento che inseriremo in seguito, però questo vi fa capire il contesto iconografico che noi abbiamo in città di Napoli e la grande rappresentazione questa che abbiamo sul territorio. Questo è un affresco che voi avete entrato all'interno di uno spiaggino in alto alle spalle, è stato nel 95 restaurato e come vedete rappresenta una piazza dove ci sono degli uomini d'arme, dei cavallerizi, sia con toni che con cavalli, che si avevano. Questa è la Piazza Mayor de Madrid, siamo in pieno di cereale spagnolo e ci lega a un contesto ben preciso. Questa chicca l'abbiamo spiegata l'altra volta, però mi fa piacere rilevarla nuovamente. Dovete sapere che l'Arco di Palazzo, formalmente detto Piazza del Plebiscito, era la piazza delle giostre e delle corride. Fino ai primi del Novecento, la zona di Monte Santo, dove adesso c'è la Cumana, c'era un antico galoppatoio. E fino al 1800, ora vediamoci i manifesti delle manifestazioni. Questo è il libro nel quale c'è la spiegazione del restauro di quest'opera di Castelnuovo. Questa è oggi.